Eccoci qua, ben trovati. Oggi parliamo di spettacolo, di cultura, di sociale, di boh. Ciao Serena, a che A piacere. Serena tutti. Bilancieri, una mia cara amica attrice, Buongiorno. più ne ha più ne metta, ci ha mai portato un paio di novità. Intanto vedo Ugo Pompas, guru definitivo. Devo Definitivo. fare che salutarlo. È proprio un guru definitivo. Poi Serena, trasformati in... Buongiorno a tutti. Questa è Mary. Oh, quindi Come benvenuti state? alla prima puntata del salotto di Mary. Mary, allora, presentaci Ugo. Allora, intanto buongiorno a tutti e Furio, volevo ancora ringraziarti per questo spazio che mi hai dedicato perché, insomma, come tu ben sai, mi hanno sempre detto che sono socievole e spigliata e quindi, ecco, questo salotto di Mary è proprio quello che fa per me e per noi. Allora, oggi ti ho portato nel mio salotto questo guru definitivo, questo grandissimo personaggio che si chiama Pompas, guru definitivo, che ringrazio infinitamente di essere qui con noi. Buongiorno. Grazie, grazie. Fai bene nel ringraziarmi, che così anche oggi colgo, diciamo, le occasioni per illuminarmi. Bravo, e ti ringrazio Illuminaci. tantissimo. La ringrazio, mi scusi. Illuminaci. Allora, devi sapere, Furio, che questo è un famoso coach internazionale del mondo dello spettacolo, ecco, che aiuta moltissime stelle del mondo dello spettacolo, che ho conosciuto tramite delle colleghe, insomma, dei provini, ecco. E poi l'ho conosciuto telefonicamente perché ci eravamo sentiti tempo fa. Telefonicamente è importante, Ugo. Sì. Sì. E poi Furio, ma che caso mai ne facciamo delle discussioni? Perché non so, comunque proseguiamo pure con, diciamo, con l'intervenzione di Sì, Mari. volevo dire che Furio, insomma, anche la mia psicologa mi ha sempre detto che dovevo cercare di aprirmi e allora mi ero rivolta a Pompas, anche io, insomma, per cercare di migliorarmi. Quindi Pompas è un coach motivazionale che aiuta a sviluppare le tue facoltà migliori, ti aiuta a essere meglio te stesso e ti aiuta a cementare la coppia nel caso in cui tu abbia una vita di coppia. Ecco, però adesso Diciamo vorrei... che stacco il vena creativa, ecco, io Oh. stacco il vena creativa. Giusto. Allora io darei la parola a lui facendolo rispondere a queste tre domande. Allora, signor guru definitivo, io volevo farle queste tre domande. Volevo sapere dov'è nata la sua passione per il coaching? Allora, Mari, intanto non è un passione, ma è un'invocazione. Non è che ti diventi guru che illumini come che ti assumono al catasto con i concorsi raccomandati, capisci? Cioè, allora, io un mattina ero nel tinello e mi mangiavo un bruschetta e l'olio benedetto mi è colato sul camicia. Lì sono stato investito dalla missione di darti un sveglia alle genti confuse. Ho capito, molto romantico, signor guru, molto romantico. Beh, sono stato il prescelto, il prescelto. Giusto, giusto. Poi le volevo chiedere, secondo lei, se ci può dare a noi, a chi ci sta ascoltando, qualche consiglio per migliorarci? Beh, vi do i tre consigli, il tre steps. Io Allora, il infatti primo ne ho. step, diciamo che il punto uno è lavorarti per farti crescere il cervello. Il cervello te lo cresci con i cibi sani, tipo la sogliola o il miglio, che è roba da conigli, ma almeno non ti ingolfa come gli hamburger, che poi ti stravacchi sul divano e fai i concerti. No, così il cervello ti diventa lungo e forte come una roccia. D'accordo? Siamo d'accordo sul primo consiglio? Sì, Bene. assolutamente, signor guru definitivo. Molto bene. Secondo steps, allora, tutte le mattine generiti l'energia. Ti mettiti un tappeto con gli elastici in salotto e saltici. Vedi come si rigenera l'energia anche ai vicini di sotto. Soprattutto. Infine andiamo anche al terzo steps, ok? È importante che vi imparate ad amarsi. Allora, siete uno di quelli che quando si guarda al specchio vorrebbe sputarsi? Vi notate tutte le deformità? Ti vorresti le ciglia a coda di rondine, gli addominali con il tartaruga, il sorriso di avorio come gli elefanti? Un consiglio: non sei al zoo, smettila di giudicarti. Scopri il bellezza che si nasconde bene dentro di te. Ecco, questi sono i primi.
diciamo, tre steps per incominciare il camminamento. Fondamentali. Grazie, beh, signor Guru. Interessantissimo, vero Furio? Che ne pensi? A me, guarda, piacciono molto gli occhiali. Beh, questo è un occhiale zebrato che, diciamo, sfina ma non impegna. Ecco, diciamo così. Ok. Allora, e quindi, ma ci sono per caso tecniche particolari, signor Guru Definitivo? Allora, e diciamo che nel mio lavoro ci sono tanti aspetti veramente interessanti, però diciamo che l'aspetto che io preferisco è l'aspetto ritualistico, che ha, diciamo, il suo spasso. Ah, ho capito. Furio, potresti farmi rivedere Mari un secondo in primo piano? Certo, assolutamente sì. Perché, ma Mari, sbaglio o anche tu sei venuta a trovarmi nel studio? No. Furio, io me lo ricordo, perché se non ricordo male, e io non ricordo male, con Mari abbiamo fatto il rito del bagno in schiuma, quando ancora... Ma non è... Ma secondo me Guru si sta sbagliando. No, io non sbaglio. Mi ricordo anche che ti ho fatto il tampone preventivo prima del coronavirus. Per sbloccarti il vena creativa. Guarda, c'ho anche il tuo cartello astrale qui. Guarda, ce l'ho scritto Mari. Ma 200 euro in cash pagati per il rito del bagno in schiuma. È andata così. E Mari, ricordati che dobbiamo fare il richiamo, non ti dimenticare. Va bene. Vedi, Guru Definitivo, Mary si dimentica. Si dimentica. È vero, perché Furio mi conosce da tanto, insomma, quindi lo sa, ecco. Ma non c'è problema, perché quando c'è da incassarsi il cash, io mi ricordo, c'ho tutti i tabulari e richiamo. Ho capito. Va bene. Senta Guru, ma pagine social ne ha? Allora, mentre le rispondo a questa domanda, io inizio a sbottonarmi sia perché fa un caldo luce. E allora abbiamo fatto questa stupidaggine. Attenzione, mio Gabriele. Allora. Benvenuto. Che grazie piacere. A voi. Siamo a alti livelli. Altissimi livelli che si mettono a disposizione del buon ridere e del gioco. Ma ci mancherebbe. No, era per rispondere alla tua domanda, perché ho dei canali social, ma sono tutti sotto il nome Simone Repetto, che è il mio, non quello che c'è scritto adesso nel sottopancia, ma è il mio nome vero, quello senza capelli, ma molto importante. Raccontaci un minutino di te, dai, facciamolo ruotare. Sono principalmente un autore, scrivo stupidaggini come questa che mi diverto a fare io, e anche qualche stupidaggine per comici più bravi di me, insomma, che quindi scrivo per loro. E poi sono come Serena sa, sono un attore, diciamo, regista. Bravo. Sì. E questo, al momento sto anche facendo podcast, se volete venire a sentire i podcast, venite, Storie notturne per persone libere. Mi piace, Storie notturne per me, io sono una persona libera. Anche per me, sono uno che fa le ore piccole, quindi invece di andare a dormire faccio i podcast. E Serena, è un piacere, che mi hai portato Mary, la bella Mary, bella la Serena, è bella la bella Mary, molto sobria, come vedete, con questi bei fiori, piccoli fiori, quest'altra volta ci vogliono un pochino più grandi. Va bene, allora provvederò, Furio. Provvederai. Allora, io vi ricordo anche le pagine di Serena Bilancieri Facebook. Instagram vi piace? Visto che sì, molto. Io ci vado forse più che su Facebook. Vero? A me piace di più. Allora, io vi dico davvero grazie mille. Grazie a voi. State seguendo. Noi proseguiamo con Mary, Ciao! Certo. E il salotto di Mary. Ciao! Ciao!